Il capitalismo affonda, l'Italia affonda. Questo modello di sviluppo insostenibile fa acqua da tutte le parti. Sembra quasi un paradosso. A fronte di una crisi finanziaria senza precedenti, il capitalismo che è arrivato al suo punto più alto di crisi, la finanziarizzazione dell'economia, la macelleria sociale che la dittatura finanziaria sta producendo, in Italia assume un impatto ancora più devastante. Anni e anni di scelte sul terreno paesaggistico, sul terreno ambientale, anni di compromessi anche fatti da varie giunte di centrosinistra. Non mi si dica che a Genova ciò che è successo è stato prodotto solo dalla noncuranza e dalla rapina nei confronti del territorio fatta dal centrodestra, che sostanzialmente si colloca socialmente lì. Ma quello che sta succedendo a Genova, interi argini che dovrebbero in qualche modo custodire il fiume all'interno del proprio percorso crollano, sono state cementificate intere aree dove non era possibile costruire, sono state sbancate colline, montagne, il dio profitto è passato sopra a questa povera madre terra che è sempre più violentata e sacrificata in nome degli interessi particolari e del profitto. È chiaro che al di là delle critiche al sindaco Marta Vincenzi, non ci si venga a dire che a Genova questa politica di mediazione che ha cercato di mettere sullo stesso piano i grandi costruttori metropolitani con appunto il povero, il diseredato che abita a Genova, poi alla fine non ha fatto prevalere quelli che sono gli interessi appunto del grande potentato economico e finanziario che sta ridisegnando i volti e le mappe delle nostre città. Dico questo perché non è più possibile oggi non fare una politica che rappresenti in maniera radicale e irriducibile gli interessi che salvaguardano il bene comune, che salvaguardano la nostra terra, che salvaguardano le nostre città. Le politiche di mediazione stanno saltando tutte, forse non esiste proprio più la politica. La politica non solo è delegittimata dall'alto, dalle grandi dittature finanziarie, ma anche dal basso, cioè da tanta gente che vede sempre più i suoi interessi lontani da quelli della politica, che non c'entrano più con la politica, che non sono rappresentati dalla politica, o quando si ritrovano con qualcuno lo fanno per disperazione. Grande ancora una volta la lezione che viene da Genova, da quei volontari, da quella società civile che si è organizzata e è arrivata lì dove le amministrazioni politiche, le burocrazie e il grande capitale economico e finanziario non riesce ad arrivare. Grazie a tutti quei genovesi e grazie a tutte quelle volontà che è proprio quelle che oggi riprodurranno dentro questo paese, ma dentro questo pianeta, l'alternativa costituente e la trasformazione radicale di un modello di sviluppo insostenibile. Buon lavoro a tutti e a tutte.